ma è con noi Vittorio Feltri. Buonasera direttore, buonasera. Buonasera, evviva. Come andiamo, caro direttore, come andiamo? Un trionfo. Come al solito un trionfo. Stai facendo un aperitivo? Un buon aperitivo a quest'ora, visto che siamo in orario? No, io ho già cenato, perché essendo bergamasco ceno presto. Cena molto presto. Ma come? Ti frega qualcosa? Cosa fa tutta la sera? Ti poi? Frega qualcosa della guerra o sei più interessato a Ciccio, caro direttore? Cioè, ti interessa sono più la guerra? Sono molto più interessato a Ciccio. Sì. Questa guerra è un tale casino per cui ho rinunciato a capire, giusto. So chi abbia ragione, chi abbia torto, in fondo non me ne frega un cazzo. Sì, infatti io lo sospettavo anch'io tanto. Ma no, però tanto, scusami, come si fa a dire una bestialità simile, con la gente che muore, con tutto l'Occidente mobilitato, ma come si fa? Ma lui cosa fa, il giornalista o il gattaro? Non ho capito. Ma che cazzo te ne frega di quello che faccio io, pistola? Fatti cazzi tuoi, io mi faccio ma ti sembra normale che un direttore di giornale dica a me non me ne frega un cazzo? Sarebbe come se uno oggi chiamasse il direttore del New York Times, secondo te il direttore del New York Times direbbe io ho già mangiato perché sono le 7:30 e me non me ne frega ma un uno cazzo, potrebbe secondo te? Ma chiaro che non gliene frega un cazzo, vero? Ma il direttore del New York Times, secondo te, direbbe così? Ma di che stiamo parlando? Vuoi rispondere a Parenzo, ma, direttore? Ma vuoi che me ne freghi a me del direttore del New York Times? Ma figuriamoci. Ma ciascuno di noi può fare tutte le finte che vuole, può dire tutte le male che vuole. Io sono invece consapevole che in questa situazione c'è poco da capire, non ho neanche intuito chi possa avere ragione e chi torto. Esatto, sì. Secondo me hanno torto tutte e due, perché stanno facendo una cosa assurda. Sì. E ma quindi cosa dice? Si arrangino. Certo, mi dispiace quando vedo le immagini. Ma se mi fai parlare o no? Quando vedi le immagini si arrangino. Quando vedi le immagini dai matti vado. Se no non fatemi domande. Giusto, che io quando vado avanti a mangiare. No? Quando vedi le immagini, stai dicendo? Quando vedi le immagini? Vedo le immagini dei bambini, della gente che scappa, cioè, questa cosa mi ferisce riesco a concepire come sia possibile aggredire un paese come sta facendo la Russia, poi aggredirlo per che cosa? Mettiti lì seduto a un tavolo, minaccia pure, perché poi quando si fa le trattative. Però insomma così sinceramente è incomprensibile. Poi per l'Ucraina, l'Ucraina. Se sovrapponete la vostra voce alla mia, io non capisco più niente, ma fate bene, non è che. Scusami, direttore. Non rompetevi i coglioni a me. No, per carità, sto dicendo poi per l'Ucraina, tutto questo casino per l'Ucraina, che non è che sia poi, no? L'Ucraina. Cioè, adesso non esageriamo. Se io fossi l'Ucraina avrei già ceduto, perché di fronte alla potenza russa. Mi sarei anche diciamo un po' arreso subito e avrei tentato di trattare seduto a un tavolo qualcosa, avrei strappato qualcosa, cioè, poi se questo non lo fanno non c'è dubbio. Senti, si è scoperto, lo hai detto anche tu, che questo Zelensky, che viene esaltato da molti, possiede una villa a Forte dei Marmi, che di un valore anche piuttosto consistente, no? Di diversi 8 milioni di euro. Non mi sembra che l'abbia aperta ai profughi che stanno venendo e verranno, sta diciamo, a frotte qui, quello? Giusto? No, adesso ultimamente ha detto che dovrebbe anche aprirla, eccetera, però è chiaro che un signore che fa il comico e che poi si compra villa in giro tutto il mondo, secondo me qualche cosa da nascondere avrebbe. Sì. Quindi io non riesco ad apprezzarlo come fanno in molti. Sarà stato anche un comico, ma proprio perché è un comico a me non mi fa ridere. I comici non mi fanno mai ridere. Ma cosa sta dicendo? Ma lui quante ville si è... Ma l'invio è un mobiliarista, è Feltri. Feltri si è comprato le case scrivendo di migranti, scrivendo della patata bollente. Ma ti sento che incredibile. Io sono allibito da quello che dici. Io invece sono disgustato da quello che dici tu, come allibito sempre. Ti sei comprato decine di case scrivendo le peggio cose, ma io non capisco veramente, guarda, è insultante. Non devi capire, perché non sei in grado di capire. Ha scritto le peggio cose e si è comprato palazzi su palazzi a Bergamo e rompe i coglioni a Zelensky, che sta sotto le bombe e si è comprato la villa facendo un lavoro onesto. Ma siamo impazziti ormai qua. Siamo impazziti. 8 milioni di euro in Italia, facendo il comico. Ma chissà tu quante ville ti sei comprato scrivendo dei migranti
croccanti e di patate bollenti e di froci, come dici tu. Ma che ne sai tu, pistola? Sarà che non peggio quello che hai scritto io, tu, piuttosto di quello che ha fatto Zelensky nella sua vita. Scusami, pirla. Ma è incredibile, guarda. Scusi, è incredibile. Ho detto che sei l'unico ebreo scemo che ancora questa storia, è veramente incredibile lì a fare, no, fare il direttore che alle 7:30 mangia. Il direttore, cuore, il direttore di un giornale, ma uno chiama un direttore di un giornale 19:30 che ti dice: non me ne frega un cazzo, sto mangiando. Oh, ma che razza di direttore, sì, è? Ma che roba è? Tu non mi devi rompere i coglioni. Esatto, esatto. Scusami, sei direttore, noioso, tutte le redazioni mobilitate, la gente. Mi rompi i coglioni a casa. Ma vai a fare il culo, ma uno può stare a casa alle 7:30. Aspetta, alle direttore, aspetta un attimo, ha chiuso, direttore. Secondo te è giusto cacciare un direttore d'orchestra solamente perché è russo, filo Putin, come hanno fatto a Milano, come ha fatto Sala a Milano? Una follia, mi sembra, no? Pronto? Ha lasciato il telefono aperto. Che pericoloso, è molto pericoloso. Pronto? Direttore? Pronto, direttore? Hai lasciato il telefono aperto, direttore? Qui potrebbe... sta guardando una serie non sta neanche guardando il telegiornale, sta guardandosi una serie televisiva. Attenzione che potrebbero partire dei moccoli qua. C'è il mondo, potrebbero partire c'è dei moccoli. Il mondo che ribolle e quello sta con la minestrina a guardarsi uno sceneggiato. Ma guarda che è incredibile. Fammi sentire. Pronto? Casa Feltri. Che cazzo se ne frega. Mettiamo un po'. Casa Feltri. Chiudete e richiamate, dai. Lo so, non esce fuori niente, però non ci sono bestemmioni, cose. Incredibile. Me ne frega niente. È quello di giornale che ce me ne frega. Pronto? Scusami direttore, il telefono era rimasto acceso. Parenzo esagera ogni tanto, che cazzo devo fare? Non capisco un cazzo di quello che dice. Si sovrappone la mia voce. Io non ho niente con lui, però insomma, se mi fanno una domanda io voglio rispondere. Deve rispondere, no? Deve rispondere, altrimenti no. Altrimenti va bene, se no finiamola lì. Scusami, ma la domanda è questa: ma secondo te cacciare un direttore d'orchestra o cacciare un atleta, come sta avvenendo in tutto il mondo e in Italia in particolare, cancellare la partecipazione russa a una mostra di fotografia o altro ancora, non rasenta la follia questa specie di caccia russo che c'è in Italia? Mi sembra una cosa ridicola. Hai detto bene tu, siamo la follia. Noi abbiamo un direttore d'orchestra russo che è bravissimo, sì, che normalmente essendo russo non può essere ostile al suo presidente, sta lì e poi fa il direttore d'orchestra, non è che fa della politica. Sì. Allora, la musica cosa c'entra con la politica? Vagliela a dire a Parenzo che invece è a favore della cacciata, è a favore della cacciata di questo signore. È uno del regime, Parenzo, quello. Però lo conosciamo Parenzo, poverino, lui va compatito, adesso un ragazzo. Io non so niente contro Parenzo, no. A volte mi è persino simpatico, però se non mi rompe i coglioni, invece continua a parlare perché è un blatterino, è un paperino. E io con Paperino non ho voglia di discutere. Sì, ma la cosa incredibile è che lui è a favore della cacciata di questo qua perché dice che è una specie di corifeo, ma come certo, si dice, una specie di portavoce. Correo del regime, correo. Vabbè, ho capito. Cosa c'è? Uno che fa il direttore d'orchestra dirige l'orchestra, non è che dirige l'esercito. No, ma è incredibile. Ma scusa, ma non è io, ma che cosa stai guardando in televisione? C'è il telegiornale, stanno dando aggiornamenti sull'Ucraina. Ma che gliene frega? Guardi aggiornamenti sull'Ucraina. Ma te che cazzo te ne frega di quello che guardo io al telegiornale? Ma sei scemo. Scusa, ma io dico, ma fai il direttore non oppure fa fai un altro mestiere? Ma non fa più di il direttore. Scrive. Guarda, io quello che faccio io a te non te ne deve fregare un cazzo. Come fai a scrivere? Ma vedi che non sai niente, hai detto che tu già fai fatica lì, vai in televisione e fai il servo della Concita De Gregorio, fai quello che vuoi, io non ti dico niente, ma non per i coglioni a me. No, ma io, ma uno però scusami, però uno che è stato direttore alle 19:50 alla sera può secondo ma te non sapere nulla tuoi, del conflitto, ma gli orari diversi dai tuoi, ma orari starà lì a senti, capire, amore, a leggere, io me ne sbatto i coglioni delle tue opinioni irrilevanti. Esatto. Scusami, c'è stata una polemica nei giorni scorsi su cui volevo una tua opinione. Ma non sai
niente, non sa, dice che non sa nulla di niente. Questa la sa. L'ha annunziata, ha detto, e altre persone lì studia alla RAI hanno trattato, hanno detto degli ucraini che sono delle badanti, fuori onda. Badanti, camerieri, un altro aggiunto anche amanti. Questa è una minchiata, perché cosa vuol dire? Anche noi siamo un paese di indranghetosi, di cose, di camorristi. I napoletani, cos'è che sono? Camorristi, sì, mafiosi. Certo. Cioè, sì. Allora cosa vuol dire? No, è stata una, super, una cosa molto di superficiale. Gente che beve anche tanto perché è disonorevole fare la badante. La badante è un lavoro come un altro. Assolutamente. Tu non hai una ucraina per caso, no? Sicuro, non è... ma ne avrà a decine a casa di badanti di camerieri. No, non sono ucraina. Certo, perché io sono ricco, tu sei strapelato, è ovvio che io abbia coglioni. Decine di camerieri. Cos'è ucraina? Cos'è indiana? Cos'è moldava? Sì, suoi, sarà italiana, non so se... Anzi, io una badante la consiglio anche a te, che ti tengo un po' tranquillo, perché sei talmente spesso. Plonta la cena, direttore Feltri, plonta la cena. Stasera plonta la... No, io ho già mangiato, coglione. Si mangia io plonta, servita la cena, direttore. Non sono un terrone come te, per cui io mangio alle 7 alla sera io ceno. Sì, e alle 9, cascasse il mondo, alle 9 te ne vai già a letto, sta scoppiando la terza guerra mondiale, ma lui se ne va alle 9. Frega che ora vado a letto io. Mangia alle 7, alle 9 se ne va. Scusa, ma il modo di fare il giornalismo andare a mangiare questo, alle 11 di sera è una roba da terroni, da cafoni, mangiare alle 11 di sera, mi sembra di capire, no? Ma certo, è ovvio. Poi senti, caro caro parente, tu se riuscirai a fare un terzo di quello che ho fatto io nella vita, sì, smetterai di rompere i coglioni a tutti, esatto. Perché quindi mangi alle 7 di sera, sereno. Vai a letto alle 9 e la mattina a che ora ti svegli? Io a me ti sveglierai presto miei, la mattina. Fatti coi pistola alle 9, ho capito, alle 9 almeno. Coi. Ma uno si sveglia, fai così fatica a farti i cazzi tuoi. No, ma non ho capito. Vai, per capire, mangia alle 7 di sera, vai a letto alle 9. A che ora ti svegli la mattina? Alle 6 e mezza almeno? No, almeno la mattina ti svegli alle 9 e mezza. Perché io vado a letto presto la sera, con comodo, tardi. Così compenso, ma non capisci un cambio. Ma perché, perché è riuscito a campare così tanto con questa lucidità, secondo te? Perché, non ha mai fatto un cazzo, evidentemente. Questa no, è la risposta. Certo, chiamami scemo, tu che invece continui a fare il pila nelle radio e nelle televisioni, c'hai c'hai una lira in tasca, che cazzo vuoi, pistola? Ma questo lo dici tu, insomma. Scusami, qualcuno, secondo alcuni... lo dico io perché lo so, secondo non è che lo dico a cazzo. Secondo alcuni, poi ti lascio, direttore, ti lascio alla conclusione della scena, secondo alcuni bisognerebbe, l'unica via d'uscita è la morte di... uccidere Putin, che ne pensi? Uccidere Putin? Beh, non sarebbe una cattiva idea, ma mi sembra molto difficile, questo. Un'operazione molto complicata. Molto complicata. Un'ultimissima cosa, un consiglio che tu puoi dare dall'alto della tua esperienza, non c'entra niente con la guerra, ma noi ci occupiamo anche di cose un po' così terra terra. È stato annunciato un prossimo divorzio tra Ilary Blasi e Totti. Ora, tu vuoi fare un appello a questi signori, perché tu sai che cosa può significare un divorzio, infatti non l'hai mai praticato, non l'hai mai fatto un divorzio. Mai, perché è costoso, inutile. Sì. Dopo tu, quando divorzi, ne sposi un'altra che dopo 5 anni ti ha già rotto i coglioni, per cui ti ritrovi in un'altra situazione molto gravosa. Sì. Poi arriva la terza. Insomma, il divorzio è una delle cose più stupide. Invece con la moglie bisogna stabilire un rapporto di mutuo soccorso. Bravo. Andare d'accordo, volersi bene, aiutarsi a vicenda. Sì. Senza rompere i coglioni come fa Parenzo. Esatto. Ma soprattutto se uno si deve scopare un'altra, anche le donne naturalmente, non solo gli uomini, che lo faccia. Ma la diversificazione è ammessa, non è tradimento. La diversificazione è ammessa. Si chiama diversificazione. La vita è talmente complessa, è talmente varia, che uno deve chiamare. Che cosa ha fatto? T'ho tradito? No, ho diversificato. Questa è la grande diversificazione. Ma certo, è normale. Glielo dica la moglie. Tradimento evoca un coltello infilato tra le scapole. Cioè, non lo facciamo. Noi non siamo in grado di fare i tradimenti. Possiamo diversificare e comunque cementare così anche il matrimonio. Non c'è dubbio. Vittorio, una buona serata, arrivederci. A arrivederci, voi. Arrivederci. Ciao, grazie. Incredibile. Oh, c'è Demone Scimmia. No, a caso secondo te? A caso secondo l'unico te? Argomento di sua caso? Competenza è il tradimento. L'unico argomento di sua vera competenza, sono le Demone, donne. Demone, dimmi che c'è, Demone? Ciao, Crux, come state? Non ciao, sbroccare, Parenzo. Non sbroccare.